ringrazio il dottor Garau per questo gradito invito. Nei prossimi 20 minuti parlerò appunto delle biopsie polmonari, estendo il discorso un pochino anche alle biopsie toraciche, diciamo, quindi pleuriche, mediastiniche, TAC guidate. Quindi biopsia polmonare, pleurica e mediastinica, che può essere sia percutanea che sotto guida broncoscopica o a torace aperto. Lo stesso la pleurica, in percutanea e media assistita, e nel mediastino può essere chirurgica, mediata la mediastinoscopia, la sternotomia, oppure percutanea eco TC guidata. Perché si fanno? Per caratterizzare un nodulo polmonare, confermare la presenza di, cioè confermare il sospetto di metastasi, soprattutto se sono lesioni multiple. Nelle lesioni benigne, quando si è indicata prima una toracotomia, tipizzare neoplasie inoperabili perché è necessario per una successiva terapia antiblastica, o nelle infezioni per determinare agente patogeno, oppure in diagnosi di addensamento a lenta risoluzione. Ci sono le controindicazioni, le lesioni vascolari, ipertensione polmonare, coagulopatia non correggibile, pregressa pneumonia, pneumonectomia controlaterale per ovvie ragioni. Ci sono delle condizioni che invece aumentano il rischio ma non precludono l'indicazione. Sicuramente l'enfisema e la CES, ma comunque la biopsia può essere fatta. Il paziente non collaborante, spesso è sufficiente parlare col paziente, spiegargli bene cosa dobbiamo fare, il paziente si calma e collabora di più. Il paziente in respirazione assistita, qualche volta ci viene chiesto di eseguire una biopsia, in questo caso il pneumotorace è molto frequente perché il polmone è in espansione, forzata, quindi è facile creare un pneumotorace. In caso di micronodulazioni diffuse, densamente non strutturati, sarebbe meglio il prelievo transbronchiale oppure una biopsia a cielo aperto, anche perché in percutanea si complicano molto spesso. In caso di opacità vetro smerigliato c'è un basso rischio con l'aceto aspirato, mentre c'è un alto rischio con l'uso dell'ago tranciante. In genere si scopre la opacità polmonare in una radiografia del torace, la diagnosi scaturisce da tutta questa serie elenco di possibilità che vanno dal cito aspirato, la fibroncoscopia, la biopsia, mediastinoscopia e così via. Il radiologo interventista in genere appunto esegue la biopsia TC guidata, che può essere sia di lesioni polmonari che di linfonodi in sede profonda, perché solitamente quelli superficiali vengono biopsiati sotto guida ecografica, oppure di lesioni a distanza, intendo quando una tumore polmonare per esempio ha delle metastasi ossee o metastasi epatiche, e quindi rientra tutta una serie di accertamenti diagnostici di queste sedi. Una volta eseguita la biopsia va completata la sedazione con tutto un elenco di esame che vanno dall'attacco, alla scintigrafia ossea, alla PET e chiaramente valutazione funzionale se il paziente è operabile, funzione cardiaca e polmonare. L'importanza di istologia è legata al fatto che va distinto istologicamente il tipo di tumore, già una distinzione tra non small cell lung cancer e il microcitoma implica appunto delle terapie mediche, cioè con chemioterapia completamente diverse. Quindi una volta eseguita la radiografia del torace, in un sospetto di neoplasia polmonare si dovrebbe eseguire sempre una broncoscopia e più biopsia e brushing, perché in base alla sede, cioè nelle lesioni centrali abbiamo il 70% di diagnosi, nelle periferiche un po' meno ovviamente, cioè siamo a metà, mentre nelle lesioni endoluminali abbiamo il 90% di risposte positive, quindi va fatto prima questo tipo di esame. Il broncolavaggio non aumenta la possibilità di diagnosi, ma è indicato per esempio le lesioni infiltrative tipo con il carcinoma bronchiale alveolare. Quindi si potrebbe utilizzare questa scala, prima di tutto la broncoscopia, che ci permette di esplorare le vie aeree e di eseguire eventualmente una biopsia transbronchiale dei linfonodi, per esempio sottocarenali o ilari. Sotto guida fluoroscopica un aspirato transbronchiale. Se la citologia in estemporaneo è positiva, praticamente abbiamo fatto la diagnosi, quindi stop. Se è inadeguato andrebbe ripetuto. Se la ripetizione dell'ago aspirato è nuovamente inadeguato, si va all'approccio percutaneo. Chiaramente, oltre a un ago aspirato transbronchiale, può nella stessa seduta essere eseguita una biopsia transbronchiale, 3 o 4 prelievi. Quindi è chiaro che dalla broncoscopia all'approccio percutaneo non si va immediatamente, ma prima ci sono tutte queste possibilità. Quindi non si parte con la biopsia, per intenderci, polmonare trans parete toracica, bensì prima di tutto la broncoscopia. Questo è un po' il messaggio. I risultati dipendono ovviamente dalla dimensione dell'aspetto della lesione. Le lesioni necrotiche daranno spesso risultati negativi, nonostante siano centrati bene.
la sede, naturalmente, la necessità di una diagnosi citologica e istologica. Questo è fondamentale, perché se sono metastasi di partenza neoplasia nota, vanno biopsiate per una successiva chemioterapia, le condizioni del paziente e, non ultimo, l'esperienza dell'operatore a questo tipo di procedura. Nel nodulo polmonare solitario possiamo dire che appunto è definito quel nodulo di dimensione inferiore a 3 cm, inferiore o uguale a 3 cm, che viene scoperto occasionalmente. Per quanto riguarda alcune linee di guida, è ideale rivedere gli RX precedenti se fosse presente già questa lesione. La TC spirale è indicata e anche la PET nelle lesioni inferiori a 7-10 cm. La risonanza magnetica non è indicata. Lo screening annuale se ne è parlato. Diciamo che lo screening annuale appunto attuato con moderne tecniche di radiologia toracica non sembra modificare la mortalità per cancro del polmone rispetto ai normali controlli di routine. Questo è un po' quello che si è stabilito. Chiaramente ci sono le linee guida che indicano, pubblicate dal Journal of Cardiovascular Surgery nel 2012, quindi recentissime, chi vuole se le può, sono gratuite, se le può scaricare tranquillamente e leggerle. Comunque alcune categorie di pazienti può essere indicato sottoporli a screening perché ad alto rischio. Allora, quando si decide se fare un istologico o un citologico dipende ovviamente dalla dimensione della lesione. Questo è impossibile fare un istologico per ovvie ragioni, vicino alla aorta è molto piccolo, quindi si fa un citologico. Il citoaspirato può essere eseguito anche nei linfonodi mediastinici quando necessario, quando richiesto per esempio dal chirurgo o per una terapia oncologica. Eccolo qua, citoaspirato ovviamente. Mentre per il prelievo istologico con ago tranciante, questa è una lesione, per esempio, che si presta molto bene in maniera semplice a eseguire questo tipo di prelievo, con un unico infissione dell'ago eseguiamo 3 o 4 prelievi. Attenzione, le biossie semplici, come in questo caso, sembrava semplice a parete, quindi è sufficiente inserire l'ago. Abbiamo avuto invece un pneumotorace durante l'infisione dell'ago e si è avuto anche come complicanza, vedete, un enfisema sottocutaneo. Chiaramente se c'è un fibroenfisema, il pneumotorace è frequente, come in questo caso. Vedete la situazione di fibroenfisema molto esteso, bilaterale. Quindi la lesione è stata centrata bene, ma il pneumotorace praticamente l'abbiamo avuto lo stesso. Noi spesso lo aspiriamo, il pneumotorace in sala attacca, quindi evitiamo che, cioè cerchiamo di portare il polmone a parete, quindi questo riduce notevolmente il numero di pazienti che andranno dal chirurgo per essere posizionato un bulao. Complicanze tardive, attenzione che dopo una biopsia bisogna tenere il paziente sotto osservazione perché il pneumotorace magari non si ha nel momento della biopsia, come in questo caso, questa è una biopsia di una massa linfonodale mediastinica. Tardivamente c'era il pneumotorace, quindi si è formato dopo un paio d'ore. Quindi dopo 3 ore è consigliabile fare sempre una radiografia. Un'altra complicanza abbastanza frequente è l'emorragia dopo la biopsia, che può essere sia lungo il tragitto dell'ago, come in questo caso, oppure perinodulare, perché il nodulo ha sanguinato. La necessità di una catetorizzazione istologica è sempre più importante, soprattutto per vedere, per esempio, se vi è un EGFR mutato, perché questo comporta l'uso di certe terapie da parte degli oncologici. Quindi gli oncologici ci chiedono un istologico, quindi un buon frustolo, perché si possa, dal punto di vista anatomopatologico, analizzare anche questo aspetto qua. Chiaramente quali possono essere i criteri di una biopsia con ago tranciante, i tempi d'attesa devono essere possibilmente brevi, perché c'è l'esigenza di appunto eseguire una terapia rapida e il prelievo istologico deve essere adeguato, e questo dipende dal calibro dell'ago, e poi bisogna evitare le aree di necrosi e possibilmente prelievi multipli su sedi diverse, quindi campionare la lesione. Questa è l'attrezzatura che si usa, come vedete molto semplice, un anestetico, un bisturi, un ago. Io uso personalmente il 16 gauge, ma c'è chi usa anche il 18 o il 20, ottenendo un microistologico, e poi una cannula di lavoro. Quindi si prepara la cute, si esegue l'anestesia locale, una piccola incisione, si infigge la cannula di lavoro e attraverso quella poi si esegue la biopsia con una manovra con un ago semiautomatico. Ecco, è importante poi che il frustolo abbia una buona qualità. Eccolo qua. Perché? Perché chiaramente l'anatomopatologo dobbiamo facilitargli il compito, perché è abbastanza difficile fare una diagnosi su un istologico, quindi il materiale deve essere non necrotico, insomma, adeguato. Quindi di questi
possibilmente almeno due o tre prelievi. Io personalmente, se posso, ne faccio anche quattro, perché basta orientare l'ago e quindi si ottengono anche quattro prelievi. Si possono biopsiare anche i linfonodi lari, con una certa attenzione ovviamente, in questo caso ci sono l'arteria e la vena polmonare, quindi si passa centralmente e si fa la biopsia abbastanza agevolmente. Ecco, questi magari sono linfonodi che possono essere biopsiati dopo una curva di apprendimento un pochino più lunga, perché stiamo andando un po' in una zona molto a rischio, quindi dobbiamo essere sicuri quando facciamo il prelievo di non diciamo, creare lesioni vascolari iatrogene, che potrebbero essere abbastanza pesanti poi da gestire. La biopsia del mediastino, un cenno, vengono eseguite durante la mediastinoscopia, però talvolta non sono eseguibili, per esempio se è presente una sindrome mediastinica. Allora, in quel caso, i chirurghi ci chiedono la biopsia TC guidata, perché, tra l'altro, si esegue anestesia locale, non necessita nessuna preparazione, quindi può essere fatta immediatamente, può essere facilmente ripetuta, se nel caso malaugurato fosse negativa, e anche le complicanze sono molto rare. Le masse che andiamo a biopsiare in genere dipende un po' dalla se siamo nel mediastino anteriore, medio o posteriore. Frequentemente, appunto, sono quelle anteriori, i timomi e i linfomi. Consideriamo che già da soli ci danno il 50% della patologia del mediastino anteriore. Chiaramente, nella presenza di una sindrome mediastinica, come in questo caso, la biopsia non può essere fatta il giorno dopo, fra due giorni, cioè va fatta immediatamente. Questi sono pazienti che stanno molto male, vanno diagnosticati immediatamente. Quindi è urgente. Quando viene chiesta va fatta, tra l'altro molto semplice, perché insomma, una biopsia del genere si esegue in pochi minuti. In questo caso era una malattia di Hodgkin. Ecco, invece in questi casi vanno soppesate e differite, perché comunque qui il chirurgo ci ha chiesto di biopsiare questa masserella di 3 cm, qui la, tra l'altro radiologicamente negativa, anche la PET era negativa. Però il paziente doveva essere operato, no? Ci hanno chiesto di fare questo tipo di biopsia, perché la massa era abbastanza vascolarizzata, sospetto era di un timoma, ed è importante pianificare bene l'accesso, perché dobbiamo evitare sia la puntura vascolare accidentale che passaggio attraverso il parenchima polmonare, perché rischiamo di provocare un pneumotorace, che sì, è abbastanza gestibile come abbiamo visto, però è sempre meglio evitarlo se possiamo ovviamente. Quindi la via di accesso va studiata bene ed era questa qua, parasternale destra, passando praticamente attraverso il mediastino, ed ecco, vedete, piano piano, non c'è pneumotorace, c'è il controllo, una leggera emorragia legata al lago tranciante che ha appunto sezionato il nodulo. Ecco, come dicevo prima, la massa mediastino polmonare con abbondante necrosi va studiata bene, perché è inutile pungere la necrosi, perché non portiamo fuori niente. Va biopsiata dove c'è il parenchima che ci può dare la diagnosi. Ecco, vedete qua. Una massa invece di piuttosto grossolana retrovascolare, PET positiva, sono pazienti che comunque la broncoscopia l'hanno fatta, non hanno fatto i prelievi, sono risultati negativi o comunque, no, per esempio in caso di linfoma non è stato proprio determinato il tipo di linfoma. Purtroppo per la terapia devi fare la diagnosi precisa anche della tipologia del linfoma. In questo caso chiaramente l'accesso anteriore era impossibile, c'è una corazza di osso e di cartilagine controsternale calcificata. Lateralmente ci sono i vasi, come vedete, quindi impossibile. Mentre l'accesso è questo, o intercostale, laterale, anteriore diciamo, oppure anche posteriore, vedete. Noi abbiamo scelto l'accesso anteriore, come vedete abbiamo eseguito vari prelievi. Era un linfoma. Anche qui, timoma, linfoma. Impossibile l'accesso anteriore, anche sotto guida ecografica, perché non si vede assolutamente niente. Stesso discorso di prima, l'accesso anteriore laterale per l'interposizione di vasi, ma fortunatamente si può passare da dietro e non c'è neanche pneumotorace, perché noi siamo passati praticamente molto vicino alla vertebra. Tra l'altro era un carcinoma, neanche né linfoma né timoma. Gli forodi sottocarenali con le dovute attenzione possono essere comunque biopsiati. L'accesso è quello che abbiamo visto prima. Poi l'inforodo è allungato, quindi l'accesso ideale è quello posteriore, vedete. Biopsia dell'inforodo aorta polmonare. Ecco, questa è una biopsia piuttosto, tra virgolette, pericolosa, perché ci ritroviamo con una stenosi polmonare, vedete,
e quindi dovevamo tra l'altro passare sotto l'aorta e sopra la vena polmonare. Quindi passiamo giusto in mezzo, bisogna essere molto molto precisi. Qualche volta utilizziamo gli stessi approcci a scopo terapeutico. Giusto due parole su queste tecniche. In questo caso il paziente aveva un timoma, vedete, il chirurgo toracico ha eseguito l'intervento, ma poi c'era un rapporto, cioè il tumore è tenacemente adeso ai vasi mediastinici, quindi non è stato possibile l'intervento chirurgico. Il chirurgo ha eseguito una termoablazione con radiofrequenze, asportando, cioè distruggendo gran parte della massa, vedete la parte, diciamo, non so se ipodensa, questa è tutta coagulata, mentre questa parte sottostante è ancora attiva. Quindi noi abbiamo completato l'opera. Ecco, questa è la parte attiva. Abbiamo eseguito una biopsia che della parte appunto attiva in questa zona qua, cioè ancora vitale. E poi con un doppio posizionamento, un device con agoncina, abbiamo eseguito la termoablazione. E vedete com'era prima, e questo invece la necrosi, come adesso è presente anche lateralmente. Quindi un mese dopo radiofrequenze, un buon risultato, ma a distanza di mesi, vedete la risonanza, è un aspetto assolutamente negativo. Un cenno alle biossie pleuriche, abbiamo detto videotoracoscopia diagnostico-terapeutica, o anche per eseguire un talcaggio, abbiamo sentito prima, oppure percutanea transtoracica. Talvolta ci viene chiesto con questi tipi di biossie per avere una diagnosi precoce. Evitiamo il polmone, come abbiamo detto prima. Questa è una fibrosi reattiva, quindi è una cosa abbastanza banale, fortunatamente, anche se la diagnosi differenziale va fatta con tutta questa serie di patologie. E spetta l'anatomopatologo, ecco perché dobbiamo dargli un buon frustolo. In questo caso lo stesso, non era chiaro il quadro, si pensava addirittura a un tumore primitivo polmonare. In realtà accesso sempre paravertebrale per evitare pneumotorace. In realtà era una fibrosi afflosia specifica. Questo nodulino di 2 cm con un contrast enhancement piuttosto importante, c'era l'interposizione costale, quindi l'accesso deve essere obliquo, eccolo qua, accesso tangenziale alla costa, vedete, un amartoma, però comunque una patologia benigna. Questo qua era il sospetto mesotelioma, importantissimo anche per l'anatomopatologo sapere, appunto, conoscere l'anamnesi di questi pazienti. Questa è una paziente che ha eseguito già una lobectomia per adenocarcinoma polmonare sinistro, ed è chiaro che la cosa più ovvia è che fosse una recidiva di adenocarcinoma, infatti era così. Un ispessimento pleurico, un nodulo polmonare di 2,5 cm, qui è importante vedere l'angolo di raccordo del nodulo con la pleura, quindi è probabilmente di origine pleurica, PET positivo. L'abbiamo trattato, appunto, biopsiato tangenzialmente con accesso intercostale, e questa è stata la diagnosi. Mesotelioma epiteloideo. Quindi i device che esistono, che utilizziamo, sono tanti. Non ultimo la crioablazione, vedete, l'espansione, appunto, la formazione degli ice ball. Questo è in tempo reale, quindi si formano molto velocemente, una volta infissi gli aghi. In questo caso, per esempio, la recidiva pleurica da tumore della mammella, abbiamo utilizzato la crioablazione, quindi posizionamento dell'ago, vedete, formazione dell'ice ball, e alla PET, nel controllo dopo qualche mese, vedete la riduzione di massa e l'assenza di attività metabolica alla PET. Una recidiva di mesotelioma, in casi selezionati, possono essere, diciamo, trattati con le radiofrequenze, vedete la necrosi dopo 24 ore, e poi un'evoluzione, sembrava che ci fosse ancora un residuo vicino alla aorta, chiaramente lì non abbiamo potuto trattare, però in realtà poi, vedete, nell'evoluzione non c'è enhancement di quella parte. Si può trattare a scopo antalgico, paziente aveva una VAS di 7, quindi un dolore molto importante legato a questa metastasi. Oppure in questo paziente che presentava una chiara evoluzione, quindi chemioresistenza di una metastasi pleurica del carcinoma della mammella, il versamento pleurico era negativo, comunque questo nodulo indicato con la freccia stava crescendo, ci è stato chiesto di trattarlo. Ecco, durante il trattamento abbiamo provocato un pneumotorace, quindi in questo caso è un idropneumotorace perché c'era già il versamento pleurico, comunque l'abbiamo trattata lo stesso, vedete poi immediatamente alla fine del trattamento. Claudio, ti devo chiedere di velocizzare perché siamo... Ok, ho praticamente finito.
abbiamo drenato il versamento, vedete il controllo a distanza, all'assenza di contrast enhancement della lesione, e arrivo alle conclusioni, che grazie alla biopsia, la regione interventistica, quindi grazie alla biopsia percutanea, svolge un ruolo fondamentale nella diagnosi differenziale delle patologie del torace, soprattutto quando la biopsia endobronchiale, il prelievo e la stenoscopia non siano possibili. Si può ricorrere ai pazienti selezionati a un trattamento anche a scopo terapeutico, la termoablazione e crioablazione, su pazienti inoperabili che non siano più suscettibili di chemio o radioterapia. Grazie. Grazie, dottor Pucetti.